Ebbene ragazzi, eccoci qua su Grounded. Ma prima di iniziare ragazzi, vi ricordo che abbiamo preso della scienza pura. Olè! I posti ragazzi. Venti al latte. E scab. Anche se ho scoperto nuovi posti. Cosa per le termite? Fare questo, questo e anche questo. Sì. Pazzo! Sì, abbiamo fatto un bel video la scorsa volta. E ho visto che le armi che abbiamo sviluppato ci danno una certa tranquillità contro i mostri anche quelli più forti. Esatto, tipo il re delle termiti, aspettavo qualcosa tipo impossibile mentre l'abbiamo sconfitto al primo colpo. Sì, erano più forti le termiti operai soldato che il re delle termiti. Ma praticamente si sì. Muoveva troppo lentamente, diciamo. Questo è il problema. Sì, ma comunque diciamo che era delle termiti, a parte che era super lento, ma poi comunque non ha contato. Ma che sono questi? Api? Cosa sono queste cose? Che schifo. Arrivo, zanzara. Io devo pensare delle armi che mi converrebbe. Quindi katana. Io come le ammazzo. C'è una zanzara di merda che la voglio uccidere. Ecco, a passarla, ecco. Danzare? Mo ci vengo anch'io, aspetta. L'ho uccisa. Così si impara. Bravo Peppe. Oh, detto è il mio sangue, bastarda. Tu sei dove cacchio sei? Ah, ma tu sei ancora nella parte delle termiti? Sì. Ah, adesso devo arrivare da te allora. Ragazzi, oggi in questa puntata sarà un po' particolare. Non è che oggi andremo ad affrontare qualche cosa particolare, difficile, di nuovo. Oggi andremo a scoprire un po' di posti nelle nostre zone. Perché sì, noi siamo andati avanti con le missioni, ma i nostri posti li sappiamo almeno cosa contengono. Beh, scendo da qua. Sì, dal legno, ma tanto non fatti male. Comunque ragazzi, ho scoperto che praticamente c'è un tavolo, no? Tipo, c'è tipo un tavolo che ora vi dico nella mappa. Che tipo qua, mi sembra, in questa zona. Ci sono tipo tre tavoli, tre sotto, diciamo, tavoli. Che il secondo contiene tipo tantissima crisalide. Che sembra molto invisibile, sono tipo attaccate con il terreno, tipo sotto il tavolo. Sì, praticamente tu da lì puoi scendere dove ti pare. Credo. Noi dove dobbiamo andare, però? Noi dobbiamo andare verso... No, parte del legno abbiamo finito, credo. Poi alla fine ci sono sempre le stesse cose. Dobbiamo andare a affrontare qualche mizzer. Converrebbe. Che ci facciamo... Quindi dove scendo? Vado ad aggiungerti, Eccoti! Ciao Peppe, dove sta... Eccoti! Vieni qua. In quella foglia, tipo, devi andare, mi sa. Nella foglia sono andato. Per salire. Ora per scesa l'ho ripresa. Aspetti, Sono sceso dalla foglia, capito? Vedo se riesco a... Venire da te. Ok, allora, vedi questa foglia? Sì, l'ho presa io ora. Vieni. Andare. La devo riprendere? Sì, è che adesso devi andare da una parte, guarda qui. Tu vai qua. Scendi. Ok. Vieni qua. E ce l'abbiamo fatta, hai visto? Okay. Aspetta, mi curo perché se ci sono qualche mostro... Sì, intanto vendo del cibo che se ti serve, nel caso me lo chiedi. Allora. Il mister non ne dovrebbe essere tipo 6, me ne dico. Oddio santo, c'è il triceronte bastardo grandissimo. Stiamo attenti a quel coso. Che ne abbiamo già abbondanti, giovane. Ora andiamo a affrontare il rinoceronte. Come fare? Il rinoceronte, dai. Con la mentina qua? Sì, anche con la mentina se vuoi. Guarda, le palle. Oddio, l'ho spugnato. Peppe ti uccide, è inutile che ti agiti. Scarabeo rinoceronte nero, ma non è che devi fare. Con la mia arma di Peppe. Bravo Peppe, vai, ormai questi rinoceronti non ci fanno più niente, non ci fanno più niente. Che qua, non l'ho mai visto. Ah, scendiamo qua. Qua non ci sono mandato, ad esempio, no? Ehi, attenzione. Ho scoperto un mixer. Che mi attira questo mixer, scusa? Che sono ste robe? Zanzare e formiche nere? Andiamo! Valentina? No, piccante. Spada. La spada? Yeah. Oh, dav! Oh, cavolo! Vengono delle formiche nere a romperci le scatole. Non ci penso io a queste formiche nere. Vai via.
E vai via. Ah, ci mettiamo cane da guardia, io direi. Oh, le zanzare ci sono, zanzare eh. Del cazzo. Via. Aia, mi ha colpito a me. Fanno fai malissimo in quella roba, lo giuro. È troppo potente. E la potenza di prete. Ok, ok, allora qui sono un po' di insettacci. La difficoltà è brutti. Media, sì, bruttissimi. Guarda che quando, guarda cosa si può prendere quando ti butto. Brutto. Qui sono zanzare normali e formiche ne. Oddio. Dove? Qui. Stanno attaccando appena appena, mi senti? Oh, mi ha fatto volare via. Oh oh oh. Ti metto le zanzare e le formiche nere. Io penso alle zanzare, va, se ti coppiamo io con il senato e ti coppiamo in basso. Certo. Poi c'è qua una formica del cazzo, io aiuto. Aia. La zanzara, eccola qua. Attenzione a non colpire il mixer, mi raccomando che lo distruggiamo se siamo noi, eh. Oh, lì c'è la quarta di livello 2, porca, ma poi devo prendere pure quella. Si può riparare sto, mi sa di no. Attenzione a non colpirlo, che ce lo fai... ma è difficilissimo, eh. Vai mixer, vai, vai. Vai. Se c'è da fare più casino. Le zanzare, le zanzare. Ma come fai un botto di male se zanzare un po' da un cavolo? Ti può riparare sto coso? Ma mi culo. Va buio, troppe cose da pensare. Hai rotto le palle, formica! Oh, e che c***o! Ci riusciremo. Forse già abbiamo vinto. Abbiamo vinto? Ammazza. Poi ti faccio arrivare all'attacco finale molto probabilmente. Sì, spaccati, spaccati tutto, spaccati. Sì, abbiamo vinto, hai ragione. Che va? Tu è la scienza. Cane da guardia livello 2. E ci credo. Come si fa a prendere sta roba? Mo? Qua. E va quel paese. E un altro l'abbiamo rotto. Ah, il nostro amico Borg. Ti ricordi, Buffon? Un baffone. Allora, CD, Buffone, ti abbiamo ripreso anche il suo chip. Ci fa fronte a 3000 insetti. Trovate il chip ausiliario. Baffone. 4000 chance di pura. Dove sei, Buffon? Eccolo qui, Buffone. Non ve lo metti in spada, cade fam. Oddio. Parliamo dei miei sogni. Gli scienziati stavano effettuando esperimenti su di me mentre ero rimpicciolito. Stavano seguendo il manuale di scienza pratica della Ominet. Probabile che stessero documentando gli effetti collaterali del processo di bruciamento, che non sono pochi. Per memoria, breve termine, stinchinese, disattivazione, per effetti. Non preoccuparti, non c'è nulla da temere per quanto riguarda gli effetti collaterali a lungo termine. Hai un aspetto più fresco di una polpetta di carne non congelata, ride. Qualcosa riguardo a un progetto ORC. Progetto ORC. Di certo il dottor Turni non ne ha mai fatto parola con me. L'omine mi chiede che i propri scienziati utilizzano nomi in codice per i progetti. Sicuramente viene coinvolto il reparto marketing per rendere marketing per rendere un po' più vivace. Ah, guarda te. Ho sentito di uno scienziato. Ho sentito uno scienziato usare i nomi degli stati americani in ordine cronologico. Che metodo magnifico. Ma sto divagando. Qualunque cosa sia progetto RC, il nome non è di buon auspicio. Alla fine ti colpo di spada. Si trattava di un cieco, direttore Schremptor. Il direttore Schremptor, che è proprio scemo, il capo della divisione scientifica e supervisione dei progetti del dottor Tulli alla Homine.
Ho capito, da Tortulli rispetto. Tortulli rispettava di Distortion Tour, quindi le patatine fritte mollicce. Nel corso degli anni hanno avuto molti diversi sulla direzione della divisione scientifica. Chef Tour è coinvolto in questa storia, posso assicurarvi che non sto tramando nulla di buono. Ah, guarda te. È quello che direbbe Dottor Tulli, non l'ho mai incontrato, perciò sospendo il giudizio. Posso dire la parola appassimento, l'ultima cosa ci possiamo chiedere. Appassimento è una forma di disidratazione avanzata e uno sfortunato effetto collaterale del processo di rimpicciolimento sugli esseri umani. Il peggiore con ogni successivo utilizzo dello spark. Anche se tenuto prolungato è una malattia degenerativa per la quale non c'è cura al momento. Ok. Infatti quello si è prosciugato. È vero. That research is currently on. Good news for you, however. Ocular analysis indicates a normal number of folds on your. Sì, ma infatti parla di lui. Chip della castagna di legna. Sì, infatti. Vente ci cologa con Dottor Tulli. Cos'è questo? Cappello da mago? Cappello perfetto per fingere di essere un mago che lancia incantesimi. Ah, è una finzione, vabbè. Non è una vi. Muoviti, 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 wak, abracabra, dabra, dad. Se ciascun si stringerà, il tuo statuto si troverà. Giuseppe? Yeah. Possiamo essere dei maghi? Veramente? Non sto scherzando, adesso vedrai perché. Ma qui sono un po' di cose. Allora, ci sono tipo cose che mi dovrebbero interessare. Bastone aspro, bastone piccante, bastone di ventine. Mentino, questa roba. Esche, sì, esche, prendile. Voglio vedere una cosa. Fondamentali galleggianti. Facciamoci pure, facciamoci. Oh, basi fortificate. Non le abbiamo mai fatte queste cose. Scudo carne. Proviamo a fare pure questo. Abbiamo fatto tutto, testa calda. Compagni così. E va bene, direi che siamo a posto così. Ho sbloccato un po' di cose. Ah sì, fai anche i denti. E poi fatti anche tipo dei denti se vuoi. Cioè, tipo con i denti puoi potenziarti. Guarire, va. Esatto. Queste sono le basi fortificate. Che poi possiamo anche migliorare per le nostre strutture. Dammi spada. Ragazzi, una volta potenziato Peppe, direi che possiamo andare a farci un po' di cose. Ok ragazzi, è arrivato il momento di scoprire i posti segreti. Passiamo al posto numero 1. Allora, iniziamo a dire che nella mappa ho scoperto il vecchio formicaio, che è questo qui, che avevamo scoperto tanto tempo fa, quando eravamo entrati ancora, i ragni lupo ci facevano tante cose. Ma stavolta Sadish, leggermente diverso. Perché tutti i colpi d'accetta di livello 3. Sono un vecchio formicaio, scusa. Ma questo no. Dov'è che devo andare? Ah, qui, ok. Mi sto sbagliando strada, buonasera. Con 3 colpi uccidiamo una formica, perfetto. Buonasera. A posto, via. Via. Arrivederci. Arrivederli. Arrivederli. Una formica qualche. Ah, sta avvelenata. Non è uscita a 2 di tanto. Vabbè, addio. Sta avvelenata pure te, addio. Cioè, noi abbiamo anche avvelenato il ragno, quindi è molto più semplice. Buonasera. Questa è molto grossa. Cioè, si sente. Cioè, lei si sente tagliare. Io con la testa sto facendo un po' più di male. Ma come che. Ok, da qui dove si va? Prendiamo anche bel scab o qualcosa. Indicavo uno scab qua vicino molto probabilmente. Buonasera anche a lei, dottore. No, le formiche rosse sono abbastanza semplici da uccidere. Ho visto molto di peggio. Ho visto molto molto di peggio. Se c'era uno scab, ok. Marmo, quante cose. Oh, sì. Avevo già un po' tutto. Allora, Akaro, dove sei? Come c'è stato? Carapace del red. Ah, perché è vero che respawnano anche i boss. Infatti gli ho respawnato. No, comunque abbiamo fatto se è allungato. Abbiamo infetto, porca Eva. Ah, è il posto quello che noi abbiamo visto prima. Sì, me lo ricordo. Oddio, mi ricordo anche di lui. Mi ricordo anche di lui, che le ricordi. Mi ricordo di tutti, non mi dimentico di nessuno. Ma vai via. Aia. Aia, ok. Come pensato mi ricordo la bandiera. Oh? E qua? Che devo fare? Devo frantumare queste cose, credo.
sì. Oh, che? Y. Devo farmi anche nuove bombe poi. Stiamo per finire. Che è sto coso? Che non ho mai visto. Buonasera. Lei si toglie un attimo alzi i piedi, signor. Che cacchio. Buonasera. Buonasera. Ma che cacchio. Cosa mi sta mostrando? Vabbè, qualsiasi livello 1 che onestamente. La prendiamo o no? La prendiamo o no? Non mi sembra male. Esplode, vero? Sì, ho fatto anche un po' male a me. Ma che cazzo? Un laboratorio? Sì! Questa già ragioniamo. Con questa già ragioniamo. Stazione da campo, e l'ho vista. Ci ho fatto cosa pure io. E posa ste robe, ne abbiamo un bordello tanto. Qualsiasi deve averlo due. No, dammi tutta qualsiasi perché ci avete. Se mi saccheggio la qualsiasi vi saccheggio. SLA, termina SLL. No, questo posto. Questo posto non me l'aspettavo mai nella mia vita, ma che è? Questo è mano di livello 2. Qui l'abbiamo preso un po' tanto, è giovane. State qua. È pieno di ste robe rosse, non ho mai capito. Tipo di una tana. Ancora. Quanto è costato da far esplodere qui? Mi fa con la terza bomba. Scappa. Fatto male, ma fa questa roba. Larva. Quante? Va bene. Guerra. Vi faccio la guerra. Vabbè, meglio delle termiti, credo, Ho potuto a caso, ho potuto a caso. Vattene a quel paese, va. Tecca, va. Quante ce n'erano. Ma è un luogo pieno di larve questo. L'ho fatto apposta. Qua è quindi un posto delle larve. Mi stai dicendo. Un'altra cosa da fare esplodere, vero? Non si esce. Ma si, vada qua. Ma questo è il luogo delle larve. Questo è il luogo delle larve. Io non ci ho mai fatto caso. Ancora che mi attaccate larve del cavolo. Poi è come a mangiare. Tecca larve. No, qua non ci siamo andati ad esempio. Ok, c'è una parte in cui non siamo andati. Ma poi c'è una cosa da scoprire allora. Infatti mi indicava anche un dente al latte. Oltre uno scab. Sì, c'è anche uno scab, vedo. Guarda, c'è le cose sott'acqua. Non si sa mai, scudo. Ma che cavolo. Aspetta, meno male che avevo le cose per sott'acqua. Anche il coltello mi sembra che avevo. Dov'è il coltello? Eccolo, mi sta prendendo uno spavento. Ecco, spacca. Scusate, non si può proprio prendere. Dovrei andarci direttamente da qua, onestamente. Però io lo spacco proprio tutto, mi sa. Spacca, zio. Spaccare la dici. Preso tutto. Ma che cavolo ho visto? Vabbè, vabbè ragazzi, io direi che questo episodio lo possiamo anche concludere qui. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo trovato un botto di cose, veramente tante. Non mi aspettavo questo laboratorio da noi. Detto onestamente, proprio non me l'aspettavo. Mi sa che abbiamo finito i luoghi da visitare in questa zona, almeno credo io. Ma per questo episodio è tutto e ci vediamo al prossimo episodio di Grounded. Ciao a tutti, mi raccomando, state attenti alle formiche nere, le zanzare su Mixer, che mi sembrano leggermente potenti. Ma se c'è un Peppa a difendere, nulla sarà impossibile.